Io già me li immagino quelli che scriveranno che l'Atalanta è dopata, ragazzi. Oggi l'Atalanta ha travolto, umiliato, distrutto il Brescia, Brescia che non ha potuto veramente fare niente se non quel gol dell'1-1 che ha rimesso un po' la situazione in parità per qualche secondo prima del gol di De Ron, che poi ha ricambiato gli equilibri del match a favore dell'Atalanta. Partita veramente a senso unico, ragazzi, partita senza storia. L'Atalanta passa in vantaggio con Pasalic e suggerimento assist di Malinowski in verticale per Pasalic che controlla e poi calcia sul primo palo col destro. Niente, o comunque niente affatto, ma poteva fare di più il portiere del Brescia. Gol del Brescia che poi c'è effettivamente il gol del pareggio di Torregrossa, gol che comunque sfrutta al meglio una disattenzione, o meglio un errore in fase di attenzione anche di Caldara, che consegna di fatto con il petto la palla a Torregrossa, che poi è bravo a continuare la corsa e a beffare Gollini. Gol del 1-1 che comunque riapre per qualche secondo la partita, poi c'è il gol sull'asse comunque Gosens, Zapata e poi infine De Ron. In realtà l'azione si sviluppa così: Gosens sulla sinistra la dà a Zapata al centro, che la restituisce all'olandese sull'out di sinistra, cross in mezzo, o meglio passaggio, suggerimento raso terra per De Ron, che poi con l'esterno la mette sul secondo palo. E anche qui veramente poco poteva fare il portiere del Brescia. È inutile continuare a dire i gol e come si sono sviluppati, perché poi l'Atalanta ne fa veramente tanti: segna Zapata, segna Malinowski, ne fa altre due nel secondo tempo anche Pasalic, segna anche Spalek nel finale a mettere un attimo un po' a fare il gol della bandiera, a salvare un minimo la faccia del Brescia. Ma veramente, ragazzi, una partita non da Serie A, una partita non da Serie A, una partita talmente a senso unico da non sembrare una partita di Serie A, di due squadre che giocano nello stesso campionato, perché sembrava quasi un'amichevole estiva, una partita che comunque si gioca durante il ritiro, una partita così. E invece era una partita di Serie A tra due squadre che ancora sono in lotta, o che ancora prima di questa partita erano ancora in lotta per i propri obiettivi, perché adesso la retrocessione del Brescia è ad un passo, ragazzi. Oggi fare punti era praticamente impossibile. Certo, potevano provare a fare qualcosa di più, ma era impossibile quasi in ogni caso. Non si sono neanche applicati, non si sono neanche impegnati più di tanto, però fare punti contro una dea in queste condizioni fisiche, tattiche e tutto il resto era praticamente impossibile. Comunque il Brescia ormai è praticamente spacciato per la retrocessione. L'Atalanta invece adesso torna al secondo posto in attesa delle partite di Inter e Lazio, e chissà che alla fine la Dea possa concludere il suo campionato prima, seconda solo alla Juve. Il video finisce qui, ringrazio per la visione, vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti!